siamo in viaggio per arrivare da Gatto per celebrare l'uscita di Diablo 4. Come saprete anche con il video precedente, io ho giocato entrambe le beta che sono state fatte uscire, ma finalmente c'è stata la release ufficiale e io ho scartato il barbaro per andare direttamente dal necromante. Semplicemente per cambiare un pochino lo stile di gameplay. E con questo Diablo mi ci sono chiuso così tanto negli ultimi giorni che pensavo di essere tornato al liceo ad una certa. Ho sognato di essere andato a scuola e di non aver fatto i compiti come al liceo. È una roba... No, è stato mostruoso. È 100% colpa di Diablo. Quindi per celebrare l'uscita mastodontica di Diablo 4, che come avrete potuto vedere anche Megan Fox ha celebrato, stiamo andando da Gatto per giocare, senti qua, in co-op locale al primo Diablo. Sia per farvi capire quanto importante sia il franchise nella mia vita, ma anche per far vedere l'enorme evoluzione che ha avuto durante gli anni. Tra l'altro, non siamo i soli a viaggiare, C'è anche questo bambino qui. Siamo imbottigliati nel traffico autostradale e voglio morire. Anch'io. Quindi prendo questo tempo di rallentamenti per raccontarvi la storia di Don Salvatore. Don Salvatore è il secondo personaggio che ho creato in Diablo 4, ma volevo un attimo spiegarvi la lore dietro il nome Don Salvatore. Una cosa molto sottovalutata degli action RPG, in particolare di Diablo, soprattutto durante l'endgame, quindi una volta superata la campagna, è il fatto che tu possa metterti in sottofondo mentre stai giocando qualsiasi tipo di cosa. Per esempio me, che mi guardo il primo Fantozzi nel secondo schermo. Quindi cerco sempre qualcosa da guardare di nuovo. E abbiamo scoperto questo programma di cucina chiamato Le ricette del convento, a cui ci siamo appassionati molto e ci siamo affezionati ai tre don che cucinano. Don Anselmo, ti amo! Don Anselmo, ti amo! E in particolare il cuoco di questo trittico si chiama Don Salvatore. E per onorare questo periodo in cui stiamo guardando questo programma, l'ho chiamato il mago, che è la cosa più vicina ad un don, fondamentalmente. L'ho chiamato Don Salvatore. Perché mi seguite? Perché siete iscritti? Non so. Hai mai giocato in co-op a Diablo 1? No. Prima volta. Per quello sono qui. Devi scegliere tu perché sei tu player 1? Sono il capo! Sono il capo! Warrior, Maglia, ovviamente. Come hai fatto su Diablo 4 il barbaro? Quante che non fa danno. Allora, il danno lo fa. E che lo riceve. Io, che sono un bravo giocatore, faccio il sorcerer. E intanto che classe stai usando nelle 4? Il necromante. Che è? Un tipo sorcerer. Normal, per l'amor perché di Dio. Perché hai scelto tu? Perché normal. Lascia perdere, che Diablo 1 è difficilissimo. No, scusami, perché? Guarda l'RTX. Li vedi i riflessi nel lago? Li vedo nello schermo. Mi stai troppo dietro, vienimi a fianco, sennò io non vedo lo schermo. Però se non stai fermo, io come ti raggiungo? Vieni avanti. Non è che... Dopo si entra nel santuario e poi si scende all'inferno. Perché nel primo Diablo dovevi solo scendere all'inferno per... ho sbagliato strada. Dove vai? Devi aiutarmi a cercare l'ingresso al coso. Stavo esplorando in basso, perché di qua, da dove siamo partiti? Il naso sudato, mi scivolano le lenti. Ecco qua, vedi che c'è subito un cadavere. Cioè tu vieni qua e mi trasformi in un criminale, ho capito. Si attacca. Io avrei anche le magie, però mica mi ricordo dove. Bastava aprire, vedi? Ecco qua. Tanto qua non è come nel 4 che quando giochi in coop locale, abbiamo giocato in coop locale, ognuno prende, cioè chiunque prenda le cose va nell'inventario della persona giusta. Qui che uno fa l'aspirapolvere. Esatto, e poi qua ci sono i ladri. Ok, quindi è tutto mio. Bravissimo. E tu lo sciotti. È perché il barbaro è fortissimo. Io sono in fin di vita, sto già morendo, gatto, tu sei fortissimo. Guarda che sciotta tutti. Perché io uso le classi fatte come Dio comanda, hai capito? Sì, ho visto, ripeto, il tuo barbaro in Diablo 4 che ho dovuto sistemarlo io. E intanto quando arrivi tu con il tuo esercito di scheletri di merda, non si capisce come di niente. Merda? Ho ucciso, che vuoi? Dammi la pozione da cura! E anche il mana mi sono preso, guarda allora un po'. Allora io sai cosa faccio? Vedo un attimo se c'ho spell. Guarda che ce l'ho, Firebolt, guarda che ce l'avevo. Adesso mi fai raccogliere i soldi prima. Raccoglieli. Lasciami fare. No, mi esplosa la bomba! Sì, ci sono le trappole nei barili, stai attento. Vai avanti, tu sei fortissimo, che sciotti tutti! Perché la mia barra della vita balla? Cosa vuol dire? Non è balla, sta bullendo! Cosa hai visto? Vai, uccidi. Sono morto! Adesso ti resto, non ti preoccupare. In slow motion? No, mi è volato tutto l'inventario. Tirami su.
Tirami su subito. Allora, soldi, no, che cretino. Cos'è questo? Il bastone. La mia staffa, mi serve. Mi ridai tutto che sono nudo, senza niente in mano? A me sembra il vestito, c'è la tunichina. Guardate, guarda che tiro gli schiaffi, tiro. Come? Non ho mana, che bastardi. Io ho una pozione di mana, se vuoi. C'è una cassa. È mia, è mana! È mia, non è vero, non è vero, devi stare fermo. Cos'è? Che liscio, che liscio. Liscio. Diablo 1 è bellissimo perché tu devi veramente esplorare, super hardcore anche a livello normale. Mi sono incasato perché la telecamera non va fino a lì. Sai com'è, è pieno di gente qua. Starei lutando se pensi un attimo, grazie. Guarda caso sempre tu che le prendi comunque. Certo, per forza, tu ti fai i cazzi tuoi. Oh, mamma mia, che botte che prendo io. Sono una pippona. Io vorrei però a fine partita vedere il ratio di danno. A fine partita? Cosa, stiamo giocando a metà slag? No, a fine giornata, fine partita. Fine giornata? Nello spogliatoio, vedi un attimo le statistiche, sì. L'ho mancato! Io ammazzo questo. Mi dai quella cazzo di pozione che hai lì di mano, non per ti favore? Serve, mi serve, mi serve. Ne hai? Ma perché c'è la palla che va e ritorna? Come funziona? Quello lì è il mirino. Gatto, è il mirino, cosa ridi? Sono morto io. Una sega. E subito a dire, se è morto, è morto. Non mi raccogliere niente. Tirami su e basta. Ma dai, ma quanta roba ha trovato. Aspetta, una daga. Vai dalla vecchia. Sì. Vai dalla vecchia e dille, tira su questo, sì, scemo. Questo qua è ancora morto. Ma lascialo lì, è morto. Adesso ho il terrore che non abbia registrato niente. Io. Anche io. Peppino. Parliamo a Peppino. Peppino il gossip, curatore. Tutti, sono tutti dei chiacchieroni comunque qui, eh. 8 ore con le mie gambette corte per entrare qui. Eccoci qua. Però è bello perché non respawna tutto, ti lascia tutto così com'è. Yes. Eccolo qua, il cadavere dello stronzo. Ma no, come spicca però, eh. Certo. E ce l'abbiamo fatta. Mi servirebbero le staffa, tipo la staffa della palla di fuoco. Guarda, ho droppato un arco se vuoi. Non lo voglio l'arco. Vieni qua che te la mollo. Anche perché non ho mana, mi ha resuscitato senza mana, grazie. Ma è colpa mia. Grazie. Dopo che ho speso un sacco di soldi per invitarti a cena. Oh Lilith, che profumo. Mammina. Ciao. Mannaggia, la diabolica commedia. L'ho capita. Ma scusatemi, è scritta da Murubutu? Il rapper Murubutu? Che cazzo? È veramente spettacolare. È praticamente un codex in cui ti descrive i personaggi principali e le situazioni principali di Diablo come se fosse la Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita ti troverai per una selva oscura. Il mio sogno aveva ragione, questo è il vero inferno, sono tornato a scuola.